Allora, ve volevo dire, dico l'altro giorno mi è venuta la voglia di un gelato. Non ne mangio mai, non sono un amante del gelato, però all'improvviso mi è venuta voglia. Mandava un bel cremino, guarda che roba, un cremino. Entro dentro al bar e dico, scusi, è un ragazzo, mi dà un bel cremino. Dice, guardi, il cremino non ce l'abbiamo, non so manco che, però c'ho il super maxi cioccolatone. Dico, no, io voglio un cremino, non si può. E il fatto è che anche molte persone come me, insomma, mi piacciono le cose semplici, senza fronzoli. Vanno bene le grandi orchestre, però va bene pure il power trio, si diceva una volta, basso, chitarra e batteria. Mi piace un po' di casino. Mi piace il casino, ma vuoi mettere certi giri in motocicletta da solo? Bello tutto e due, no? Cose semplici. Ma voglio fumare una sigaretta senza uno che arriva e dice, oh, ma ancora fumi? Ma fatte, fatte, no? Un attimo. Voglio ridere a una battutaccia che oggi è meglio non dire, come dici una parola ti vengono tutti addosso. Vorrei le cose semplici, tipo lo scudetto da Roma. Pochi romanisti, eh? Au. Era una battuta, cose semplici, diciamo, sì. Vorrei, ecco, a proposito di cose semplici, i miei figli che mi dicessero, papà, siamo orgogliosi di te. Una cosa semplice, pure questa. Voglio fare due chiacchiere con un amico, con uno sconosciuto. Ogni tanto, se ci fosse, pure con Dio, ma io non lo sento. Cioè, comunque, non parla. Vorrei un complimento sincero, un applauso, eppure un Oscar. Ma no, la carriera, lo voglio mo. Mo sarebbe adesso per l'Italia. No, scherzo naturalmente, perché voglio dire cazzate, le voglio pure fa. Dice, tanto ne abbiamo fatte poche. Voglio sbagliare, voglio cadere. Quando starò col culo per terra e va sicuro. Cioè, sono finito spesso, ma voglio fermare un attimo. Guarda il cielo, con tutte quelle stelle. E in quel momento voglio sentirmi piccolo, solo, smarrito, sconfitto. Io vorrei sentirmi umano. Tutto questo però, e il barista non l'ha capito.